Giovanni Marzini, buongiorno. Buongiorno a voi e grazie ancora per l'attenzione che ci riservate. Grazie per l'impegno dedicato a un premio che non è semplicemente un momento di attenzione mediatica, una stretta di mano per il vincitore, ma è un momento che ha un lavoro continuo nel corso dell'anno. Il premio giornalistico internazionale Marco Lucchetta. Chi era Marco Lucchetta? Ma in effetti, pensando ai momenti che stiamo vivendo, anche alle decisioni che questo strano continente ha preso nelle ultime ore, io credo che ribadire quelli che sono i valori di convivenza, di solidarietà, di rispetto, che sono un po' nell'anima di questo cuore, che erano nell'impegno che non dimenticheremo mai, anche se sono passati 22 anni, dei nostri colleghi ai quali, dopo la loro scomparsa nel 1994, è intitolato il premio. Ecco, tutte queste cose ci dicono che continuiamo ad essere sulla strada giusta e che l'impegno con il premio nella professione giornalistica e con l'attività della Fondazione Lucchetta in quella umanitaria è la strada giusta per cercare di superare questo drammatico momento che non solo a livello europeo la nostra società sta vivendo. Ecco, in questo contesto siamo ogni anno di più convinti che la strada che abbiamo intrapreso è quella giusta e che questa piccola goccia che gettiamo nel mare è comunque importante e va sottolineata. Abbiamo bisogno di piccole gocce, perché sono impegni importanti come quello a cui sottolineava Giovanni Marzini. Marzini, lo ricordiamo, tra i fondatori della Fondazione Lucchetta, del premio Lucchetta, tra l'altro è segretario della giuria. Lei è stato caporedattore della RAI per diversi anni, per cui il mondo... Anche troppi, ha detto qualcuno. Io per primo, perché 13 anni dirigere un telegiornale regionale è una cosa impegnativa, anche se lo continuerò a ritenere una delle esperienze più interessanti che possa fare un giornalista. Raccontare le periferie, raccontare quanto accade sotto casa, penso sarà sempre molto importante, anche se il nostro poi è un premio globale, un premio mondiale, e se mi consente, avvicinandoci proprio al momento finale, diciamo che l'internazionalizzazione, sono riuscito a dirla giusta, del premio è una cosa veramente, veramente importante. Di anno in anno noi abbattiamo tutti i confini, andiamo a premiare reportage e servizi che giungono da ogni parte del mondo. E il fatto che la giuria, oltre 20 fra direttori, giornalisti, scrittori, editorialisti, vada a premiare alla fin fine sempre e soltanto i lavori migliori, senza guardare la provenienza della testata, senza cadere in una facile nazionalità o campanilismo che dir si voglia, è una cosa importante. Faccio un esempio per entrare subito nel vivo di questo nostro premio. Anche quest'anno c'è veramente la vittoria che va a testate prestigiosissime. Faccio un esempio: BBC, New York Times, una delle più importanti agenzie fotografiche del mondo, e per l'Italia dei colleghi giovani e non giovani del gruppo Presso Repubblica testimoniano che ha vinto ancora una volta la qualità e soprattutto ha vinto il fatto di non guardare appunto la provenienza, di non andare a premiare i soliti noti che magari dire una serata estiva come quella che faremo davanti alle telecamere di Rai 1, ma andiamo a cercare appunto la qualità e chi ha messo nel proprio impegno professionale quello che noi chiediamo dopo aver istituito questo premio. Giovanni Marzini, io le vorrei porre una domanda, però facendo subito una precisazione importante, senza voler dire che la colpa, come sempre, è della stampa. Lei poco fa accennava a quello che stiamo vivendo in queste ore, a questo momento storico, sicuramente storico, sotto diversi punti di vista in noi.
Ecco, lei giornalista, ieri sera ascoltavo Beppe Severgnini a 8:30 insieme con Lilli Gruber, e Beppe Severgnini, giornalista del Corriere della Sera, diceva, ecco, al di là del bene o del male di questo risultato, chi ha lavorato per l'uscita dell'Inghilterra dall'Unione Europea ha lavorato sulla passione. Questa parola mi ha fatto riflettere. Poi stamattina pensavo proprio a questo. Non ho capito bene, sulla Sulla passione. passione del Ah, racconto. Ecco, io le sì, ho chiedo capito quindi, bene. al di là dell'aspetto dei politici che hanno lavorato su quello, ma in che modo i giornalisti potevano raccontare con la giusta passione? Ecco, forse è mancata al giornalismo la passione del racconto. Ma io Beppe l'ho letto stamattina sul Corriere della Sera. Ho l'abitudine di svegliarmi molto presto e di leggere più giornali possibili nelle prime ore del mattino. Ho letto il pezzo sul Corriere della Sera, molto bello, nel quale denunciava il tradimento che i più anziani hanno fatto nei confronti dei giovani. E questo indubbiamente va condiviso perché sta nella realtà delle cose. Cosa possono fare i giornali? I giornali devono comunque hanno il compito di informare e così abituati e istruiti come siamo stati al rispetto della famosa par condicio, che dobbiamo ancora capire forse bene cos'è, diciamo che la traduciamo con un racconto che sia equilibrato e che dia voce alle varie parti. Ecco, i giornali forse si sono impegnati molto in questo, perché se sentivano Cameron dovevano sentire anche Farage, se sentono la Clinton devono sentire anche Trump, se sentiamo Renzi dobbiamo sentire anche Salvini e alla fin fine le posizioni devono cercare di essere in equilibrio, anche se poi gli editoriali, i commenti di persone autorevoli ed intelligenti, posso citarne una per tutte, la figura di Giorgio Napolitano, orientano verso un certo modo di vedere questo nostro mondo. Va anche detto, al di là di classifiche classiste o razziste, si dice che in Inghilterra Palombara abbia votato per il Remain, mentre per il Leave abbiano votato i contadini delle campagne, i più anziani, permettetemi, forse i meno istruiti. Sarà anche un dato di fatto, e non farò paragone col voto in Italia che viene dato da determinate classi della popolazione. Indubbiamente stiamo pagando errori, errori anche dei vertici dell'Europa, e stiamo pagando il prezzo che le cure il volersi rinchiudere dentro il proprio orticello stanno scavando quel solco che non ci fa abbattere i muri, ma ce li fa rialzare. È un problema di cultura. È un problema di cultura. Cosa può fare il giornalista? Il giornalista può cercare di riportare la gente a leggere, a non vivere solamente sui social, su Twitter o Facebook, come fanno purtroppo molti, non solo giovani, in questo momento. Dobbiamo cercare di rileggere i giornali, di rileggere i settimanali, di leggere libri, saggi, romanzi anche. Dobbiamo cercare di riaprire i nostri cervelli. Ecco, io credo che sta accadendo adesso nel mondo è il frutto di una cultura che viene sempre di più messa da parte in un angolo e si lascia decidere e ragionare la pancia prima che il cervello. Premio giornalistico internazionale Marco Lucchetta 2016, la settimana prossima sarà sicuramente la settimana clou, tra gli altri anche ospite Enrico Ruggeri, tra l'altro Enrico Ruggeri, fresco autore di un nuovo romanzo, Un prezzo da pagare, sarà insieme con voi nella serata Nella importante. serata finale di Rai 1, sì, ci sarà Laura Chimenti. Un volto bello, ma soprattutto una brava giornalista, una delle conduttrici del TG1 delle 20, la Rete 1, che da 13 anni segue questo premio, ci propone
ci propone ogni anno un volto nuovo. Lo scorso anno abbiamo applaudito Alberto Matano, quest'anno toccherà Laura Chimetti. Con lei ci sarà anche molto sul palco Andrea Iacomini, che è un portavoce di UNICEF Italia. E a proposito di UNICEF, avremo anche Elisabetta Canalis, che al di là del gossip, della bellezza e della sua storia sentimentale, è un'ambasciatrice dell'UNICEF ed è una persona che dà molto nei confronti del volontariato e dell'attenzione verso i bambini, verso gli indifesi. E saranno loro anche a consegnare molti premi speciali, oltre ai 5 premi che sono andati alle testate che ho nominato prima. La trasmissione poi di Rai 1 la potrete vedere alla fine degli europei, perché sapete, Rai 1 è la rete degli europei, quindi una volta terminato il campionato europeo di calcio, il 16 luglio sarà riproposta la registrazione che sarà fatta a Trieste giovedì prossimo. Premioluchetta.it per avere tutte le informazioni del caso. E prima di salutare Giovanni Marzini, qual è il libro che le fa compagnia in questi giorni? Ma io cerco di staccare un po' da quelli che sono i miei impegni, e sono un appassionato lettore di Caro Figlio, e quindi ho apprezzato molto il ritorno sulle scene dei suoi protagonisti. E l'estate per me, con un buon giallo, con più di uno, aiuta a riconciliarsi un po' con le brutte notizie che arrivano dal resto del mondo. Grazie ancora Giovanni Marzini per il tempo che ci ha Buon lavoro e dedicato e grazie buon ancora a lavoro. voi. Buongiorno.